For foreign people today, there is a translation service, so if you need, please, Leonardo can give you help. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Siamo per cominciare la seconda giornata della nostra conferenza Open Care, che è, diciamo, l'evento che va un po' a concludere il progetto europeo cui il Comune di Milano con altri partner ha partecipato in questi due anni. In particolare il partenariato, per chi non c'era ieri, scusate, per chi c'era ieri sentirà un po' di ripetizioni, però forse per chi invece non c'era è giusto dare solo due coordinate veloci. Il partenariato era composto dai partner che vedete qui, per cui il Comune di Milano, dalla società Edge Riders, che è anche una community online che ha una sua piattaforma molto vivace, dalla fondazione Simpass, che è una fondazione olandese che si occupa di innovazione, dalla Scuola di Studi Economici di Stoccolma, e dall'Università di Bordeaux e da WeMake. Dicevo, questo è un po' l'evento conclusivo del progetto europeo, ma al tempo stesso per noi vorrebbe essere un'occasione, diciamo, importante anche un po' per, non solo per tirare le fila, ma per provare anche a rilanciare un po' alcuni temi che abbiamo forse capito meglio, approfondito grazie a questo progetto europeo, in merito a che cosa può essere Open Care, oltre che al progetto europeo che abbiamo intitolato così, ma un po' come una specie di paradigma per ripensare oggi ai sistemi di cura, cura intesa in senso molto ampio, poi capirete meglio all'interno delle sessioni come abbiamo ragionato sul grande tema della cura, e metterlo un po' in relazione anche a delle dinamiche che a Milano stanno accadendo, e in particolare a una strategia che il Comune di Milano recentemente sta provando a costruire, che identifichiamo col tema di manifattura 4.0 o nuove economie urbane, perché ci sono diverse, diciamo, risonanze e consonanze rispetto al tema della cura e al tema dell'apertura dei sistemi di cura, come noi l'abbiamo un po' guardato e concettualizzato dentro al progetto Open Care. Quindi questa è un po' la ragione per cui oggi cominciamo da manifattura e apriamo con una sessione che è dedicata un po' a presentare questa strategia e questa linea di lavoro che si apre da adesso in poi, tentando poi a partire da questo di ragionare insieme su, appunto, come il tema della cura e come oggi questi sistemi di cura che stiamo osservando come sempre più aperti e che ci impongono un po' di ragionare oltre i perimetri convenzionali dei sistemi di welfare che abbiamo conosciuto, insomma, in anni, da tanti anni, come queste due tematiche, come questi due filoni, diciamo, di ragionamento possono trovare dei punti di contatto, di comunicazione, e quindi come anche nei prossimi anni forse possiamo ragionare insieme anche a livello di politiche su questo tema. Io quindi adesso farei proprio dare la parola a Annibale D'Elia, che ci aiuta a dare i temi di questa sessione, nel senso che ci fa una sua presentazione e poi coordina le persone che abbiamo invitato a parlare dentro a questo panel. Annibale è direttore del pezzo Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa, direzione del pezzo del settore, non ero sicura che fosse un settore o un'unità progettuale, che comunque sta dentro la direzione economia urbana, dentro l'assessorato di Cristina Tajani, politiche del lavoro, e che apre questa sessione e la governa. Grazie Annibale. Grazie Rossana e buongiorno a tutti. A me l'onere di quindi fare da apripista della discussione e se ho capito bene, leggendo il programma, il mio sarà l'unico intervento che non sarà centrato specificatamente sul tema del care, ma che cercherà di inquadrare un pochino la strategia dell'amministrazione e della città di Milano, che come vedrete è una strategia plurale e in progress, su questo tema, manifattura digitale e le cosiddette nuove economie urbane. Farò un favore agli ospiti di questa sessione, non chiamarli da questa parte
del palco, giusto perché altrimenti ci si storce la testa a leggere, a vedere le slide, e quindi poi ve li presento. Entriamo subito, veniamo subito al dunque, cerco di dare un occhio anche al timer e partiamo da questo, perché essendo la visione di una città e di un'amministrazione, di una municipalità, partiamo dei macro obiettivi di visione politica. Questo è un estratto del documento di mandato, linee programmatiche relative a progetti e azioni da realizzare nel corso di questo mandato consiliare, e in questo estratto il focus è in particolare su tre aspetti che credo riassumano bene tanto la strategia su manifattura e tanto il tema di cui poi si parlerà nel corso della giornata. I punti sono tre. Il primo punto, lo avrete sentito forse molte volte ed è stato anche un refrain negli ultimi, almeno negli ultimi 2 o 3 anni, combinare innovazione e inclusione, cioè l'idea che il punto di vista di questa amministrazione non sia né quello di difendere una comunità dall'innovazione, ma neanche di considerare queste nuove dinamiche che ci investono prive di rischi. Per dirlo insomma in parole semplici, non è possibile innovare se non si immagina anche di includere. L'innovazione può essere anche un importante driver per l'inclusione sociale e contemporaneamente è necessario innovare i meccanismi di inclusione. Gli altri due punti, anche molto pertinenti rispetto al tema di manifattura, riguardano il mix tra settori consolidati, qui introduciamo, evochiamo il tema del ruolo della manifattura nell'economia e nella società milanese, e diciamo la nuova economia del futuro. Terzo punto, se volete meno pertinente rispetto alla verticale di questi 2 giorni, che parla soprattutto di digital social innovation, ma è il tema della creazione di occupazione, creazione di lavoro, e correlata con questo anche le dinamiche di riattivazione sociale ed economica delle periferie. Riguardo alla strategia, c'è un continuum tra quello che questa amministrazione ha fatto nel precedente quinquennio, quello che sta facendo, quello che immagina di fare, in un approccio diciamo che parte dalla sperimentazione, legge i fenomeni emergenti, li incentiva, li incoraggia. Ieri si è detto molte volte la città come piattaforma e le politiche pubbliche come fattore abilitante, soprattutto in un'ottica sperimentale. Qui c'è una specie di riepilogo che non entrerò nel merito di alcuni titoli che rappresentano alcune delle principali iniziative messe in campo dalla direzione economia urbana e lavoro, e ho provato però come contributo e anche come cucitura rispetto a quello che si è detto ieri a individuare alcuni punti che mi sembrano ricorrenti. Il tema naturalmente è che cosa sta emergendo come fenomeni anche dal basso, in che modo l'amministrazione punta e incoraggia determinati fenomeni emergenti e qual è il filo rosso che possiamo trovare tra queste iniziative in termini di creazione di lavoro nei contesti urbani. Come dire, è un risultato di una riflessione solitaria, ma che in qualche modo restituisco alla platea, l'idea che le città sono luoghi della prossimità e che vengono interpretate come occasioni di collaborazione. Qua vediamo il progetto Sharing City, il crowdfunding civico, cioè l'idea che esista una tipologia, una modalità di creare valore sociale e economico che nasce dallo stare vicino. Secondo, l'apertura, cito dai titoli di progetti Open Agri, Open Care, l'idea dell'apertura come possibilità di accesso alle opportunità, di accesso alla conoscenza condivisa. Terzo, la partecipazione declinata come protagonismo. Questo è un passaggio che diciamo, mi piace sottolineare perché è un piccolo cambio di paradigma. Noi siamo abituati a interpretare la partecipazione come discussione collettiva intorno alle decisioni e alle azioni dell'amministrazione. Questo è un paradigma che ci portiamo avanti da 20 anni e che, diciamolo, non è in gran forma in questo momento. Qui si declina molto di più l'idea di partecipazione anche come imprenditorialità, per esempio, o come diciamo, azione diretta sul contesto. E quindi come protagonismo. Le sfide dell'innovazione, su questo la visione è largamente convergente,
riguardano la conoscenza, ma una conoscenza diffusa, non soltanto una conoscenza affidata, diciamo, ai soggetti socialmente deputati a maneggiarla. Più conoscenza diffusa c'è e più c'è la possibilità di fronteggiare sfide in gran parte ancora ignote. E infine, e questo lo diceva anche molto bene ieri Zoe Romano nelle conclusioni, nelle note conclusive della giornata, la tecnologia è molto importante, ma la tecnologia non è un fine, un mezzo, la tecnologia come fattore abilitante, come fattore di empowerment. E ad esito, e qua entriamo più nel merito dell'oggetto di questa giornata, di questa sessione, diciamo, abbiamo alcuni numeri, vi propongo due schermate, diciamo, di riepilogo su dati. La prima riguarda il ruolo dei Fab Lab, del laboratorio di fabbricazione digitale e prototipazione rapida, del Makerspace, ad esito tanto di un forte fenomeno emergente dal basso e anche ad esito di una specifica tipologia di intervento pubblico, di cui il Comune di Milano si distingue. Noi abbiamo molto ragionato anche di cosa hanno fatto le altre città, di cosa si sta facendo altrove nel mondo. Viene fuori una peculiarità di Milano, che è il risultato di un incrocio, un incontro tra strategia dall'alto e emergenza dal basso, che riassumerei così: biodiversità, cioè ci sono molti spazi molto diversi a Milano, e con una, stiamo parlando di 10 spazi, quindi c'è un numero abbastanza consistente rispetto alla dimensione della città. La cosa interessante è la forte presenza di Makerspace e Fab Lab, che hanno una connotazione di tipo imprenditoriale, che è contemporaneamente una sfida, un rischio naturalmente, ma anche un segnale molto interessante, perché significa, primo, che sono degli spazi indipendenti. Abbiamo visto recentemente altre esperienze dove il ruolo della mano pubblica è molto più presente, dove Makerspace e Fab Lab sono una diretta emanazione di istituzioni che investono direttamente con personale pagato direttamente dall'istituzione, il che naturalmente ha dei vantaggi, ma anche dei rischi, perché sappiamo tutti che un ecosistema interamente sostenuto dal pubblico è un ecosistema soggetto anche a cambiamenti di orientamento politico, esaurimento di fondi pubblici, oppure problemi relativi alla qualità. Insomma, ci sono parecchi problemi che riguardano questo tipo di sguardo. Milano ha questa caratteristica, che significa anche non solo che questi spazi hanno vocazioni diverse, ma hanno anche una interrelazione molto forte con l'ecosistema imprenditoriale locale. Cioè sono in grado di interagire fortemente con il proprio contesto. Sono 7 imprese, poi c'è anche un Makerspace in un museo, un'associazione, un ente di formazione, e sono 10 in questo elenco ufficiale del comune, ma va detto che sono quasi il doppio non censiti, nel senso che ce ne sono almeno 19, compresi anche quelli, insomma, che non sono iscritti al registro ufficiale del comune. E l'altra peculiarità della tipologia di intervento del Comune di Milano è stata microfinanziamenti, quindi un intervento pubblico per affrontare solo la parte di start-up, quindi area di fallimento di mercato, bassa intensità di investimento e solo supporto alle spese cosiddette in conto capitale, cioè che servono a camminare con le proprie gambe, non che servono a tenersi in piedi e poi c'è bisogno di altre risorse. L'altro aspetto, a proposito dei dati, riguarda il peso che ancora oggi ha la manifattura dentro, diciamo, l'economia e la società milanese. Questo percorso che ci ha portato all'elaborazione di una strategia, di un programma, è nato ovviamente da un periodo di studio, che ovviamente è iniziato, ma che non abbiamo nessuna intenzione di interrompere. Qualche numero: sono 36.000 le imprese nell'area metropolitana di Milano che si occupano di manifattura, correlati a 350.000 posti di lavoro. Ci sono contemporaneamente nell'area metropolitana milanese 13.000 artigiani che si occupano di attività manifatturiera. Ci sono dei dati recenti comunicati dall'Unione Artigiani CNA che riguardano l'incremento dell'occupazione, che proprio nel comparto artigianale è maggiore rispetto agli altri settori dell'economia cittadina. Un dato che ci viene da una ricerca molto interessante fatta dagli studenti del College of Europe in collaborazione con Accenture nel 2017, che parla di una stima di un quarto del fatturato complessivo generato nell'area metropolitana direttamente o indirettamente collegato all'attività manifatturiera. Quindi significa che la manifattura, in termini di
creazione di valore aggiunto è ancora pesante, importante. E due dati che invece vengono dalla ricerca del Censis di un paio d'anni fa, che parlano di Milano come la città che ancora oggi ha il diciamo la categoria coniata è quella di consistenza manifatturiera, cioè è la città che in Italia ha il maggior numero di imprese e addetti nel settore in assoluto, ed è anche la prima città per start-up manifatturiere, che significa che esiste anche una tensione all'innovazione diciamo guidata dalle start-up, collegate però alla dimensione industriale. Dentro il nostro giro, in questo nostro studio preliminare, abbiamo incontrato, ricapitolando, gli esiti delle politiche milanesi, i numeri della manifattura urbana, quello che sta accadendo nelle altre città globali, su cui vado molto rapido, anche perché ne abbiamo lungamente parlato, ed è anche l'inizio di un lavoro di approfondimento che inizia oggi. Citiamo Parigi, citiamo Barcellona e New York, eravamo a Barcellona la settimana scorsa, insieme con alcune persone anche qua presenti, abbiamo visto e comparato le diverse strategie. Da segnalare per esempio l'iniziativa, il circuito internazionale Fab City, che parte da Barcellona e che immagina di utilizzare il paradigma del Fab Lab come paradigma di sviluppo urbano, basato su economia circolare e autosufficienza produttiva, una tensione, una specie di utopia possibile, diciamo, che in questo momento sta coinvolgendo 13 città globali, tra cui Parigi, Shenzhen, Amsterdam, Santiago, Detroit, Boston, Tolosa, insomma è un interessante punto di vista. New York e il Brooklyn Navy Yard, eravamo a colloquio con i referenti di New York della Smart City Exhibition, che ci hanno raccontato cosa stanno facendo. E poi c'è un altro tema molto importante a premessa di questa nostra strategia, che riguarda la vitalità delle istituzioni e dei corpi intermedi sul tema manifattura 4.0. E questo è un momento in cui il governo centrale è molto ingaggiato con l'implementazione di questo piano, presentato proprio a Milano nell'autunno del 2016, quindi esattamente un anno fa. Il piano nazionale scuola digitale ragiona molto e finanzia percorsi dedicati allo sviluppo di competenze in campo manifatturiero. In Lombardia c'è una legge regionale, uno degli obiettivi sarebbe applicarla in maniera più consistente. Ci sono le risorse dei programmi operativi regionali della Lombardia, FSE e FESR, cioè 1 miliardo di euro per sostenere la crescita, quindi è una grande palla alzata potenziale. Ci sono ovviamente i programmi europei come Horizon 2020, che finanzia questo progetto, c'è UIA, Urban Innovative Action, ci sono anche i programmi Interreg, stiamo in questo momento ragionando di un'ipotesi di candidatura su Central Europe, insomma diciamo non mancano le risorse se ci sono le buone idee. E l'altro aspetto molto positivo è una vitalità di parti sociali, corpi intermedi, associazioni imprenditoriali, sindacati, che si stanno molto interrogando sul tema del cosiddetto 4.0, delle evoluzioni del manifatturiero. Segnaliamo per esempio il position paper di Assolombarda, che nel 2016 ha dato un quadro estremamente interessante e, come dire, consapevole rispetto a sfide, rischi e opportunità, ma anche Confartigianato, la CNA, Unione Artigiani, l'API. Come dire, molto se ne parla, molto si studia. Tutte queste premesse ci hanno portato a realizzare una campagna di ascolto in cui abbiamo ovviamente cercato di capire, con una serie di focus group, di incontri bilaterali, qual era il punto di vista degli attori, dei protagonisti di questa trasformazione. Abbiamo incontrato oltre 50 soggetti. Il rapporto complessivo, completo sull'esito di questa consultazione, diciamo, è reperibile sui media del Comune di Milano, ma datemi 5 minuti, anzi no, 2 minuti per 3 velocissimi recap su quel che è venuto fuori, perché questa è la premessa delle azioni messe in campo. Il primo punto su cui abbiamo interrogato gli attori dell'ecosistema erano i punti di forza, cioè su cosa si poteva puntare. Tutti ci hanno detto che Milano è il posto dove questo si può fare, ci hanno parlato di un ecosistema fertile che non è ancora l'ecosistema in grado di bastare a se stesso per lo sviluppo di questo tipo di trend di sviluppo.
tempo, ma è, ha un grande potenzialità. Perché? Perché c'è una tradizione manifatturiera, perché il peso del settore anche economicamente è ancora importante, perché c'è cultura imprenditoriale diffusa, perché è la capitale della conoscenza, per cui ci sono le università, per cui ci sono i centri di ricerca, per cui ci sono i luoghi dove si fa ricerca e sviluppo, perché ci sono anche i luoghi di ricerca aperta e distribuita come Fab Lab e Makerspace. Ieri era un evento che sanciva la collaborazione tra la comunità dei maker e una grande industria automobilistica giapponese che ragionava di open call per risolvere problemi, forme di open innovation che coinvolgono direttamente i Fab Lab, presentata a Milano ma lanciata diciamo in tutto l'ecosistema. E perché Milano ha anche un capitale sociale forte, cioè nel confronto anche con altre città globali sembra essere la densità delle relazioni, l'esistenza ancora di una comunità come un asset importante e ovviamente l'interesse delle istituzioni. Punti di debolezza parlano di una grande trasformazione culturale da accompagnare, ecco perché io credo che sia molto interessante discutere di questi temi dentro una 2 giorni dedicata all'innovazione sociale, perché discutiamo di una strategia che sarebbe stata inquadrata come sviluppo economico puro dentro invece una lente di innovazione sociale, come dire, direbbe, si potrebbe dire, linguaggio naturale, è un tema di cambiamento di mentalità, non è soltanto un tema, diciamo, di dinamiche economiche. E quindi si segnala scarsa consapevolezza, c'è ancora chi dice ma tanto non durerà, è una cosa passeggera, c'è chi dice che in realtà manifattura urbana e industria sono da considerare due alternative rigide, noi ovviamente non pensiamo che sia questo. C'è ovviamente la difficoltà di passare dai bit agli atomi, che come argomento è molto affascinante, ma in realtà l'atto pratico è molto complesso. C'è un tema di regole, se ne parlava ieri, come si fa a sperimentare, come si fa a, per esempio, rompere le barriere che separano le competenze, anche di istituzioni, chi è competente per il commercio, chi è competente per l'industria, chi è competente per l'artigianato, come si fa a ricucire la dimensione istituzionale. Il tema del rapporto tra centro e periferia, il tema ovviamente della crescente paura per la disoccupazione tecnologica, insomma il punto di caduta è che c'è bisogno di un grande lavoro ovviamente di policy anche materiali ma anche culturali e contemporaneamente non è ancora un ecosistema pronto, diciamo che è un ecosistema potenziale. Chiudo questa parte con un ragionamento su ciò che diciamo, le istanze, le idee, le proposte, il punto di vista degli operatori in termini propositivi. E interessante il fatto, e questo diciamo, fatemelo dire giusto perché è un po' di tempo che mi occupo di politiche pubbliche ed è raro interloquire con degli attori sociali che chiedono alle istituzioni non di intervenire in maniera forte e diretta. Io credo che questa sia una peculiarità interessante di Milano, questa richiesta di dialogo senza essere eccessivamente direttivi. Ci hanno detto non ci serve visione, non ci serve una pianificazione, ci serve un approccio leggero, come si dice, dialogare, sì, dialogare e coinvolgere, comunicare e connettere, preparare la città, incoraggiare l'innovazione, ovviamente investire il più possibile sulla creazione di competenze, questo è un refrain. In altri termini, non ci hanno chiesto di importare meraviglie o modelli da fuori, ci hanno chiesto di immaginare e di lavorare insieme un cosiddetto modello Milano. Ho quasi finito per dirvi che questo piano, nella sua declinazione, che non commento per questione di tempo, è articolato in 6 anni di intervento, studi di ricerca, la comunicazione, i laboratori, i servizi, gli spazi, insomma su questo scaricate dal Comune di Milano la sua versione più completa. Una notazione rapida sul metodo, lo abbiamo declinato in 3 parti. L'idea di avere un modello sartoriale che diciamo, è cucito sulle esigenze, sulle peculiarità di Milano, una pianificazione agile che procede per prove errori e una governance aperta, cioè l'idea l'abbiamo rappresentato come una specie di sistema a cerchi concentrici, no? Il comune, una coalizione ed una comunità. E questo rapidissimamente per chiudere quello che è successo di pratico o di concreto.
è da luglio che questo piano è entrato nel vivo operativamente, ogni mese è accaduta una cosa, proprio a luglio si è costituito l'advisory board che aiuterà il comune nella definizione dei prossimi passi operativi. Ad agosto il comune ha siglato prima in Italia un protocollo con il MIUR esattamente per sviluppare pratiche di alternanza scuola-lavoro e di progettazione condivisa tra scuole, in particolare istituti tecnici, sul tema della manifattura urbana, con la partecipazione dei Fab Lab iscritti all'elenco qualificato, quindi siamo riusciti a fare un piccolo cortocircuito. È stato pubblicato il bando per sostenere l'apertura di nuovi laboratori di prototipazione, in particolare in periferia, anche questo, microinvestimenti e solo spese di investimento. È partita una ricerca che ci aiuterà a capire quali, diciamo, territori nella città di Milano possono essere vocati a insediare queste nuove tipologie di attività, ma nello stesso tempo, sguardo a livello globale, cosa sta accadendo nelle altre città del mondo, quali strategie vengono messe in atto per coniugare nuove opportunità e soprattutto generazione di lavoro. Questo posto è probabilmente il risultato più visibile di questa strategia, è stato inaugurato il 10 di novembre, è un luogo nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano, LUIS, Fondazione Brodolini ed Italia Camp, ed è vocato esattamente a rapporto tra innovazione, imprenditorialità, educazione, alternanza scuola-lavoro, e c'è dentro un Fab Lab nato dalla collaborazione tra Fondazione Brodolini e tre dei più importanti laboratori di fabbricazione digitale di Milano, lo trovate da quella parte. Prossima sfida che ci aspetta è un lavoro che riguarda eventi e comunicazione, perché il tema naturalmente riguarda anche la consapevolezza. Bene. Con un po' di fiatone credo sia riuscito a stare più o meno nei tempi e adesso vorrei aprire il dibattito, per cui tanto per cominciare invito da questa parte della barricata Stefano Micelli, Marco Taisch e Cecilia Manzo che discuteranno con noi e poi l'assessore Tajani, diciamo, chiuderà l'incontro, la sessione.